pomeriggio del 15 novembre del 2014. Siamo nell'ambito di Open Zona Toselli e iniziamo questa conferenza, questa chiacchierata, diciamo così, che precede l'inaugurazione della mostra di Sergio Sarra all'Innerroom. Siamo all'interno dello spazio di Casa Nuova e Rete Contemporanea. E siamo con Sergio Sarra, autore della mostra e diciamo così, progettista, ideatore della Casa Studio insieme alla sua moglie Elisabetta, dottoressa Marina Gennari, architetto e gallerista, l'architetto Carlo Nepi, architetto ed urbanista. Per questa chiacchierata insieme a molti amici informali su un tema che è un tema un po' particolare, a cui abbiamo dato il titolo di studio. Studio perché parliamo di una casa studio d'artista, in questa fattispecie la casa di Sergio Sarra. Quando con Sergio abbiamo pensato alla mostra dell'Innerroom, eravamo a Roma in maggio di quest'anno, abbiamo detto incontriamoci, iniziamo a pensare a cosa fare per questa occasione. Andando avanti, diciamo così, nell'analisi del lavoro di Sergio, a me è balzato proprio chiaro che quello che lui aveva fatto nel suo studio, per il quale mi aveva poi accennato a Roma, nel suo studio a Manoppello, era qualcosa di molto importante, qualcosa che secondo me è destinato a segnare un attimo quello che è il rapporto tra l'artista, specie in Italia, ma l'artista della nostra generazione in Italia e nel mondo, e il modo di fare arte. Perché direi con un segnale di controtendenza rispetto a quello che può essere l'approccio che gli artisti hanno nei confronti degli spazi che poi vivono e abitano, ovvero quello di occupare degli spazi che sono off, che sono un po' fuori da quello che è l'ordinario, per ripristinarli, ridestinarli a delle attività proprie. E questo direi sulla spinta dell'esperienza degli anni 50-60 americani, andare a occupare i terreni, gli spazi di archeologia industriale o archeologia commerciale, quindi con un intento, diciamo, in termini artistici di operazione di ready-made. Ecco, Sergio ha disegnato in collaborazione con degli architetti, lui stesso ci illustrerà nei dettagli il progetto, una casa studio in un terreno di famiglia, della sua moglie, e per coniugare quella che è la sua produzione artistica e la sua vita nella terra in cui è nato, cioè nell'Abruzzo, che siamo nel comune di Manoppello. Quindi un pensiero, diciamo così, per uno spazio nel quale abitare, è un pensiero che portasse, diciamo, la produzione dell'opera all'interno di un nucleo preciso. Ma la cosa che è molto interessante, secondo me, è che all'interno di questo spazio ci sono delle cifre stilistiche che sono proprie del lavoro di Sergio e che sono molto importanti, perché sono state, diciamo così, trasposte in termini architettonici, scusate il termine, e quindi creano, diciamo, una novità per quanto ci riguarda, anche un continuo, un'applicazione diretta di quella che è la sua opera e lo spazio nel quale vive e nel quale ha voluto far vivere anche la sua famiglia, quindi condividere quella che è la sua esperienza di artista, la sua esperienza di uomo. Quindi il mio ringraziamento va a Open Zona Toselli, ad Alessandro Peducci, al dottor Romeo Giulio che ci ha raggiunto e a tutti coloro che sono qui con noi questa sera e che nel tempo e nella storia vedranno questo video. La parola alla dottoressa Marina Gennari che ci coordinerà, diciamo, in questo dibattito di incontro. Grazie. Allora, buonasera, siamo qui per parlare di questa astrazione concreta che voi vedete in queste immagini. La prima volta che ho visto questo edificio, proprio su richiesta degli organizzatori di questa serata, io ho pensato subito alla casa disegnata dai bambini, all'archetipo proprio della casa, che si pone proprio su una collina e che ha davanti il paesaggio, cioè la casa, l'uomo, il paesaggio. Questi sono i tre elementi che uno appena entra in contatto con questo edificio ha davanti proprio in modo chiaro. Ciò che è bellissimo dal mio punto di vista, che appunto io lavoro
non tanto nell'architettura contemporanea, ma nell'architettura antica. In contemporanea invece io guardo ad artisti giovani che fanno studi di arte contemporanea, che cercano di fare innovazione. Ciò che è divertente è che questo archetipo sembra una scultura posata sulla natura, un piccolo blocco di cotto, come fosse un coppo posato sulla collina, che all'interno nasconde un nucleo dove si crea arte, dove si vive, dove si lavora, dove si pensa. E lo vedete ora, insomma, è proprio qualcosa di metafisico che però nasconde dentro qualcosa di realmente concreto, che è il lavoro di un uomo, di un artista che si probabilmente, non lo so, io lo chiedo anche a Sergio, cioè perché andare nella natura? Questo è... Ma diciamo, ti rispondo sì, subito, proprio... non ti volevo interrompere. Sì. Io faccio un po' anche quello che mi capita, no? Allora di conseguenza a questo mi adeguo, non è che ho grosso, non è che ho preligo vivere in città, in campagna. È semplicemente capitato che sposando Elisabetta, la madre una sera ci ha detto, ah, io ho un terreno a Manopello, sotto la Maiella, nella zona degli Ermi, Celestino Quinto, così. Noi l'abbiamo guardato, dici precisamente, ah no, non me lo ricordo, dov'è. Però so come qualcuno mi ci può portare. E allora con una fatica bestiale al terzo viaggio siamo riusciti a ritrovare questi particelle, questi terreni che erano in questo bosco, e piano piano col cugino di Elisabetta l'abbiamo un po' perimetrato e tornando abbiamo visto che era un posto abbastanza per noi bello, quindi non è che io avessi una predilezione per la campagna, non avevo visto un filo d'erba fino al giorno prima, però mi piaceva anche l'idea che venisse dalla famiglia, quindi in continuità potesse anche un po' essere modificato, un materiale da modificare, che in fondo è quello che faccio io facendo l'artista, prendo una cosa, un materiale, un pezzo di creta, la modifico e la porto, cerco di portarla dentro l'arte. Quindi piano piano abbiamo ragionato e abbiamo detto ok, dallo a noi questo terreno, che nessuno voleva della famiglia, tra l'altro troppo, cioè ci vuole anche un certo coraggio come impresa, perché un terreno in Abruzzo che è come stare in Turkmenistan, boschivo, anche una certa scommessa a prenderlo e decidere di fare un cantiere, un edificio, perché ha delle difficoltà ambientali, ci deve ragionare su tutto, abbiamo ragionato sull'acqua, come doveva scolare l'acqua, tutto, perché tutto può capitare, non siamo altissimi, però è una zona nel Parco Nazionale della Maiella, insomma è una zona dove ci sono i lupi, cioè insomma, abbastanza, ci si deve pensare... non molto abitato. No, lì dà l'idea proprio di isolare. Sì. Isolare, però ci sono quei 4-5 contadini vicini che ti fanno compagnia col trattore fino a mezzanotte, la mattina, è bellissimo il suono, che non è solo quello degli uccellini. Vabbè, a parte queste cose molto interessanti, abbiamo ragionato anche su quello che c'era attorno. Allora queste 4-5 case che c'erano attorno erano fatte di screta. Queste architetture contadine, tipiche di alcune zone italiane, soprattutto di quella zona, e molto belle, molto indicative, ovvero piccole case familiari costruite con un sistema di aiuto vicendevole che si danno alle famiglie quando si sposava un figlio, per cui si formava una squadra di operati che tirava su questi edifici con un codice preciso, uno in paglia e creta, terra, casa di terra cruda, architravi di legno, così tetto di paglia o di coppia, il tetto, secondo dei soldi che c'è una disposizione, poteva anche essere fatto. Quando dici creta non dici la terrazza, cioè,
No, terra, adesso purtroppo non c'è neanche no, le case di terra, la più arcaica delle cose. Esatto. Allora, quella è una cosa che ci ha influenzato molto, perché se si vede l'edificio è stato poi rivestito completamente di questo materiale. Io volevo poi evocarlo, non potevo rifare la casa, sì, sarebbe stato anche interessante di terra, ma mi interessava come dovevo trovare, cioè dovevo trovare una trovata, scusate il gioco di parole, perché molte volte noi puoi decidere tutto prima, il progetto non c'era, la decisione di rivestire tutto, anche se era una delle questioni che ci avevamo posto, perché in un luogo così impervio anche il rivestimento per me è consigliabile rispetto all'intonaco che ha una durata, secondo me lì avete visto una nevicata, quando nevica sono 3 metri di neve, quindi non è che possiamo tanto. Allora mi interessava riprodurre un po' la forma della casetta, come dicevi tu, che si disegna da bambino, però anche la forma della casa italiana che sta sulle colline anche toscane, ovvero due bei muri, poi un po' meno lunghi, e due falde precise. Su questa idea così abbastanza avventurosa abbiamo cominciato a fare dei disegnini bambineschi, come faccio io così, anche riprendendoli da dei disegni che avevo fatto in precedenza. Poi ho chiesto la collaborazione di, volevo che mi desse una mano una generazione di architetti giovani, cioè proprio il loro quasi primo progetto. Infatti questi ragazzi, quando abbiamo disegnato la casa 2-3 anni fa, avevano 30 anni, appena laureati. Mi interessava un po' avere un contatto con questo studio 085 in Pescara. E piano piano è venuto il progetto. 85 è l'anno di nascita. 085 è il prefisso telefonico loro si chiamano così per te. Insomma, adesso io, ecco, queste due cose, scusa per no, vorrei perché no. Fare una conversazione, perché quando ho letto che sono un po' informato, c'era stato questo discorso delle case della zona, sì, e la scelta del posto che era sembrare una scelta in contrasto. Invece facendo un uso del corpo del mondo del movimento, non come il numero di milioni, alla fine diventa come un investimento della porta modellata, come se fosse modellata, perché sono delle righe che poi sono tutte diverse, perché spaccando questo padellone austriaco così non viene mai una forma uguale all'altra, nonostante sia uno standard 50x25, quando lo spacchi viene con una sorta di cresta sempre irregolare. A me quella cosa piace, la sensibilità a questo muro, quando c'è il taglio della luce intorno a luna, per esempio, è veramente che si allunga anche quel mezzo centimetro di, che c'è di estroflessione di questa riga, è interessante quello che succede. Poi è molto interessante anche lo utilizzo, cioè il rivestimento con copertura. Sì. Infatti, in conversazione precedente, una cosa che mi piaceva molto era come era risolto il sistema delle acque, cioè in parte sono state usate queste linee di spacco, di costruzione delle tavole all'interno, però mi interessava anche come era poi il funzionamento del tetto come un piccolo blocco, no? Sì, di creta. Quindi l'acqua scivola. Scivola, sì. E poi va raggiungendo le pareti. No, c'è un canale a 10 cm dalla fine della falda che prende tutto, cioè non si vede, e però va in una serie di tubi che è sempre immersa nel muro, diciamo, e poi va in un ritorno, viene tutta raccolta ovviamente. Allora, la cosa invece che poi invece è più classica, è uno studio artista, perché c'è poi una separazione mista degli ambienti tra zona di vita e zona di lavoro, che è molto, molto chiara, molto semplice, molto lineare e
rende anche molto facile probabilmente sia la vita che il lavoro, rende tutto molto, molto naturale, molto semplice, molto ordinato. E ora voi vedete in queste immagini la casa, che è un blocco lungo, è divisa in tre parti. Nella parte centrale c'è un doppio volume che mi diceva Sergio, che è arretrato rispetto ai muri, è fatto in, costruito in legno, dove c'è la parte abitativa, i servizi, i locali tecnici e le camere, mentre a nord c'è una grande stanza studio che prende con una vetrata la luce ideale per uno studio d'artista, e a sud c'è un muro cieco che, sempre parlando con Sergio, ho capito che era un arrivo verso la casa che si dimostra un luogo di rifugio dell'artista. E quindi ha un schema veramente molto chiaro, molto semplice, che forse sarebbe anche auspicabile in queste case di campagna riuscire anche oggi a recuperare, perché questa semplicità sarebbe anche molto più piacevole, molto più semplice. Troppe stanze, non troppe funzioni, sì. Diciamo che quello spiegavo anche a Carlo Neti oggi, che anche un po' il mio desiderio fin da fanciullo, che io sono cancro, allora io non amerei molto uscire la mattina, vestirmi e andare a lavorare in studio. Già per me andare a lavorare in studio è un fallimento, cioè non riuscire a combinare niente, no? Senti. Invece vivere in un luogo dove qualche secondo al mese riesco a lavorare, cioè nel senso che l'idea non ti viene mai, in studio se tu decidi alle 9 domani il lavoro, non viene mai. Invece allora è come un escamotaggio, allora io dico vado in un luogo dove vivo, quindi se in quel momento mi viene qualche idea, sono già su un luogo, non ci devo andare in macchina, devi entrare, me la dimentico. E allora per me è parte questo gioco qui, è l'ideale, nonostante sembra difficile la coabitazione, avere proprio come il mio carattere vicino per me, anche mio figlio che gioca a pallone fuori, si fa il bagno, mi dà anche una certa allegria, non so come, perché in un luogo così isolato non ci vuole neanche stare nessuno. Quindi isolato, poi in realtà è a 20 km dal mare, è a 20 km dalla Maiella, dai campi da sci, ed è in una zona che ha un suo valore secondo me anche per il fatto che è la zona di maggior concentrazione di aerei d'Europa, insieme al Monte Alto, la Maiella, famosa come rifugio di Celestino V, che poi Papa, e andava lì a 10 km, su quella montagna ha avuto tutto il suo avventuraggio, si è rifugiato, è diventata quasi sede del papato per qualche anno, una caverna su quella montagna. Questo è un Beh, io non ho l'idea dell'ereditaggio, ma l'abruzzese come indole se ne starebbe sulla montagna 1500 metri senza incontrare nessuno tranquillamente. È sempre stato così isolato, perché non c'erano strade, poche strade che collegavano l'Abruzzo al resto dell'Italia. Quindi è per carattere l'abruzzese è un po' isolato, anche se io sono nato sul mare a pescare, di conseguenza ho anche una capacità invece di vedere un orizzonte piatto come quello della linea blu del mare, insomma, quindi non ho tutto questa indole raccolta. Però, posso dire, Marina, una cosa? Adesso devi parlare. No, aggiungo alle cose che stavi dicendo voi. No, io voglio sfatare diciamo, l'idea della semplicità, perché questo è in realtà un'operazione molto complessa, cioè concettualmente molto complessa. Poi il fatto che sia semplice, il volume non aggiunge nulla, non aggiunge nulla a questa. Perché è senz'altro un'architettura, perché crea uno spazio,
crea uno spazio molteplice, multiforme, crea uno spazio che pieno di significati dovuti anche ai materiali che vengono usati, cioè la durezza di una pelle scabra come questa, anche se io leggo anche in questa invenzione, questa è un'invenzione, prendere un tabellone e spaccarlo in mezzo. Come ti dicevo stamani, a me è capitato in cantiere, ho sempre pensato, ma guarda com'è bella anche l'interno di questa cosa. Però aver pensato poi di utilizzarla per creare un'epidermide sostanzialmente, cioè se tu in realtà hai costruito un volume e lo hai ricoperto con una pelle, secondo me il fascino di queste scanalature interrotte non sono mai dello stesso tipo, che assomigliano molto ai tuoi segni che realizzi con il tuo pennello sostanzialmente. Cioè, mi dà l'idea che se metti queste cose con un foglio come fossero un cliché, ti viene fuori qualcosa di simile ai segni. Non c'è. E devo dire, oltre a essere indubbiamente un'architettura, voglio dire, con questo spazio complesso interno, perché non è neanche semplice quello, cioè il fatto di avere questa divisione sia in altezza, la comunicazione tra gli spazi grandi, la proiezione dello spazio esterno che proviene dall'interno, quindi c'è una piattaforma che unisce l'esterno e l'interno, cioè sono tutte cose di concettualmente molto complesse, cioè, da questo punto di vista. Ma oltre a questo, cioè, questa è in realtà una grande installazione, cioè questo è un grande intervento nel paesaggio, cioè, non è soltanto una casa, cioè, non è soltanto un edificio che si utilizza. Questo è un intervento che rimane nel paesaggio e lo marca, cioè lo segna in qualche modo, aggiunge un elemento di qualità, in questo senso la semplicità. Certamente, cioè io dire, sono dell'idea, sempre stato dell'idea, che la semplicità è un grado superiore alla complicazione, cioè, non dico la complessità, ma insomma la semplicità è sempre, less is more, è sempre un elemento, voglio dire, di acquisizione, no? Che si acquisisce andando avanti, cioè il togliere alle cose è sempre un elemento da raggiungere, un obiettivo da raggiungere, cioè sempre, viene sempre dopo, prima si affollano le cose, poi bisogna cominciare a depurare e poi alla fine si può arrivare, quindi qui c'è una purezza, una pulizia di segno che però all'interno di un paesaggio di una bellezza, devo dire, io non conosco questo luogo d'Italia, ma mi sembra una bellezza straordinaria, perché poi anche climaticamente ho visto ci sono le vigne, c'è la neve d'inverno, cioè il lupo è di è obbligato, cioè qui ci vuole una foto con un lupo al vetro, insomma. Quindi questa è un'operazione di grande livello, ecco, cioè di grande ricchezza anche. E in questo senso non è tanto l'edificio, ma è l'operazione complessivamente che rende unica questa che io la potremmo chiamare un'installazione architettonica, è qualcosa di simile. Sì, poi a me interessava, anche ti ringrazio per queste parole, mi interessava anche riportare anche un po' nella tradizione il rapporto tra, che adesso è così sfumato, anzi secondo me bisogna proprio dire che siamo nelle arti, tra architetto e artista, o
vero, io più bei palazzi che ho visto a Roma, molte opere che mi piacciono molto, sono fatte, non so, da Michelangelo, con la, penso a Palazzo Farnese, senza paragonarmi a questi capolavori, grandi opere, però in effetti io auspicherei una collaborazione maggiore, anche perché queste due discipline, se vogliamo chiamarle così, sono la stessa cosa per me. Cioè io non avrei difficoltà a pensare a come far defluire appunto la pioggia, cosa a cui ho pensato per un mese, per capire come non essere nella situazione di Genova oggi, e ci ho ragionato in me, mi sono divertito moltissimo. Oggi ci stavamo cambiando per venire qui in albergo e ho saputo che il porto di Civitavecchia l'ha fatto Leonardo con Bramante. La Rocca e il porto, i mobili, li ha fatti Leonardo Decci con Bramante e viceversa. Diciamo in ordine alfabetico, Bramante. Quindi voglio dire, penso che, come dicevi tu, il sistema che può avere l'artista, che parte sempre magari da un gioco combinatorio di segni che ha fatto magari su foglio di carta 4 anni prima, e poi vede lì, può tornare utile se ne discute con un architetto, che magari ha ragionato invece, studiato per anni, anche architetture fatte in precedenza, che la cosa conta. Io infatti, mio fratello, che è architetto, per me è stato utilissimo, perché io quando avevo 12, 11, 14 anni stavo sempre in questo gruppo di lavoro, anni 80, che aveva tutti questi libri su Misbandero, e io stavo lì, non me ne andavo a giocare a pallone, ma preferivo stare con loro, si ascoltavano, però io ho acquisito molto di queste immagini. Interessava molto come cosa. Comunque questa linea di collaborazione che dici è una linea infinita, nel senso che sicuramente dice Bramante aveva disegnato la Casa di Raffaello a Roma, che poi è andata perduta col Borgo e con la Via della Conciliazione. Arrivi a Chipperfield e fa la casa atelier di Gormley all'interno, non so dove sia, a Londra o a Liverpool, non mi ricordo. Per cui voglio dire, c'è un filo ininterrotto da questo punto di vista. Il rapporto, diciamo, stretto tra architettura e arte si guasta quando l'arte viene utilizzata come decorazione, cioè, quello non deve essere rispetto all'architettura, cioè deve essere qualcosa di che va dopo a decorare, sì, ma deve essere incorporata, deve essere incorporata cioè la casa famosa di Leone Leoni che si fa a Milano, che poi diventa la casa degli Omenoni, cioè il suo palazzetto in cui poi mette le grandi sculture michelangiolesche sul fronte, è un appiccicare la scultura come pura decorazione, poi non sono integrate staticamente, non so, cioè non hanno queste caratteristiche, quindi però il filo è molto lungo. Ora, poi quando sarà il momento vedremo come in fondo la casa d'artista non se no facciamo vedere tanto sì. Allora se vuoi sì. La casa d'artista dal punto di vista dell'architettura, diciamo, casa studio sì, ecco, la casa studio, però non è, se ne parla, il primo che ne parla è Leon Battista Alberti nel De Architettura, ma non è mai diventata una tipologia architettonica, cioè non esiste una, ne parla Francesco Di Giorgio nel Trattato, ne riparla Pellegrino Tibaldi nel riscrivere praticamente tutto il De Architettura di Alberti, e lo corregge con delle intelligentissime correzioni, aggiornamenti, tant'è che essendo il protetto
del cardinal Borromeo, poi viene lodato in un testo di Federico proprio per la semplicità che aveva messo nel ricostruire la propria casetta del paese e come artista ritornato alle origini, che non aveva, come si può dire, non aveva impresso in questa casa l'opulenza dell'uomo di successo e di ricchezza, ma ne aveva fatto proprio una casa modestissima, e questo Borromeo lo considera una delle virtù maggiori. Invece, diciamo, per tutto un grande periodo, proprio perché l'artista doveva acquisire ruolo nella società, e lo acquisiva, e come ruolo sociale, come ricchezza, cioè come successo da quel punto di vista. Basta pensare il palazzo come cosa è principesco che si costruisce Rubens ad Anversa, che è un palazzo, voglio dire, oppure anche Zuccari a Roma, insomma, voglio dire, c'è Giulio Romano, cioè tutta gente che si fa dei palazzi per dimostrare di essere arrivati a un apice, insomma, no? Mentre poi da un certo momento in poi c'è l'obiettivo etico proprio dell'artista è quello di ritornare alla sobrietà, di ritornare alla modestia, alla povertà. Questo specie di capannone è un intervento fatto a East Hampton, a Long Island, da uno dei più grandi e geniali architetti francesi, che è Pierre Charot, che è l'autore della Maison de Verre, che è una delle icone dell'architettura moderna, che è una casa del 1930 costruita dentro un cortile haussmanniano di Parigi, e questo è la casa studio che costruisce per Robert Motherwell, che è un importantissimo pittore americano del gruppo di Rothko, di Barnett Newman, amico di Jackson Pollock. Pollock abitava qui quasi quotidianamente, cioè, questo è, se puoi, fai te, Alessa. Sì. Questa è la Maison de Verre, per ricordare da dove si parte, cioè la Maison de Verre, vengo io, perché sennò mi tocca dire troppe volte. La Maison de Verre è un edificio che ancora non finisce di stupire, pur essendo, dov'è? Ah, questo. Pur essendo del 1931, cioè un edificio, questo è l'interno, costruito con elementi esclusivamente industriali, con vetrocemento, con lamiere di ogni genere, insomma, cioè con gomma industriale, quindi però non ci dilunghiamo. L'edificio invece costruisce, da cui deriva poi la casa atelier di Motherwell, è questo concept art, che è un prefabbricato inventato come rifugio delle truppe americane nella seconda guerra mondiale, che è un prefabbricato di lamiera piegata, insomma, ondulata, che Motherwell, avendo pochi soldi, acquista in duplice copia, ne compra due, e Charot glielo maneggia, glielo taglia, glielo affetta per far arrivare la luce in un certo punto per dove dipinge. In questo punto qui abbassa il terreno per poter creare un doppio livello in cui, come hai fatto tu, cioè sì, costruisce le stanze della casa di sopra. È tutta un'invenzione. Questo pavimento è fatto con i tronchetti di albero che erano stati abbandonati in questo luogo di Long Island, e vengono affettati e impressi nel terreno per la pavimentazione. La grande vetrata è quella ovviamente dell'atelier. Sì, ecco, questo è stato distrutto nel 1983.
praticamente sotto, dietro le proteste di tutti, perché gli storici dell'architettura protestavano perché è stato distrutto l'unico pezzo costruito da Charot negli Stati Uniti, e gli storici dell'arte perché è stato distrutto un monumento dell'espressionismo astratto, cioè, poi con un sistema costruttivo che improbava no, con il sistema costruttivo erano queste putrelle centinate che praticamente erano l'elemento strutturale come un bruco, insomma, in qualche modo poteva essere. Infatti ne ha comprati due, ha fatto la casa, non mi ricordo, mi sembra di 28 metri, lo studio di 11, insomma, cioè, accoppiandoli sempre. E questa è, qui si vede le piantine disegnate da Charot, praticamente in cucina, immagino, è andato disegnato questa casa. E questo intervento è del 45, cioè immediatamente, appunto, sono oggetti, tra l'altro, no, diciamo, nel dopoguerra subito è stato comprato in liquidazione, perché ha comprato questi rifugi delle truppe, proprio per spendere meno. Quindi c'è anche, già qui c'è un, come si può dire, un low cost, no, nella costruzione, che è parte di una però di un'intenzione etica in qualche modo. Non dissimile è la casa di Charles e Ray Eames, cioè la casa degli Eames, che per chi non li conosce, anche se uno non li conosce, senz'altro si è seduto nella sua vita su una sedia di Charles Eames, perché, diciamo, è praticamente il designer che è alla base della vitra, e quindi diciamo, però non erano solo disegnatori, sono stati per tutta la vita artisti, designer, architetti, sperimentatori soprattutto, cioè esistono film, esistono migliaia di fotografie sperimentali fatte da questa coppia in difesa. Allora si sono costruiti uno spazio che doveva funzionare per una coppia che viveva e lavorava nello stesso tempo, cioè che tutta la vita la occupava a sperimentare con materiali, con forme, con colori, eccetera. E questo è, questa casa si trova, spero che si troverà ancora, perché anche questa è sotto pericolo, insomma, cioè perché per mantenere queste cose, poi credo ci sono i nipoti che tentano. Questa è a Pacific Palisades in California, è nei terreni di un esperimento che è stato fatto nel 1945, promosso dalla rivista Arts and Architecture, diretta da John Enzedas, che aveva messo a disposizione 10 lotti, credo, una decina di lotti, per fare un case study house, un programma di case studio, anche proprio nel senso di come si può dire, di sperimentazione architettonica. Gli IMS hanno fatto due case, una è la loro. Questa è un edificio completamente costruito sulla base di una griglia strutturale. Questi sono complessivamente sono 17 moduli di 2 metri l'uno, con non mi ricordo più, forse 18 metri la casa, 8 metri il cortile, quello che manca è lo studio, però con la stessa continuità, messi nella stessa continuità, e usando esattamente come aveva fatto Charot, siamo nello stesso anno di costruzione, quindi pensiamoci, perché questo è 45, questa dura fino al 49, quell'altra era durata fino al 47, ma siamo nel 45 quando si fanno queste. E usando materiali di
standardizzati, materiali di industria, pannelli industriali, e naturalmente creando, questo è il soggiorno e living della casa, vedete con che ricchezza poi anche questo spazio, che è un open space complesso, cioè poi viene riempito. E questo invece è lo studio, che naturalmente ha un altro tipo di... Ecco, da ultimo siamo in un'altra, leggermente più avanti nel tempo, ma di poco, e questo è la casa atelier più piccola che si possa pensare, perché questo cubo misura 336x336x226 cm e è il cubo di Le Corbusier, cioè che il cabanon di Cap Martin sulla Costa Azzurra. Questo è il progetto, è praticamente il monumento al modulo, cioè all'interno di questa cellula di base del modulo, Le Corbusier costruisce un livello di vita completo. Non una casa studio. Sì, è una casa studio. È una casa studio, poi non gli è bastata come studio e ha messo dopo pochi anni una cosa di cantiere, una baracca di cantiere dove metteva le tele, portava i sassi, le conchiglie, eccetera. Però questa è pensata per essere, anche questa all'interno è completamente di legno, e diciamo con una forma molto civettuola, diceva di aver progettato questo suo ritiro estivo in 40 minuti. In effetti è un lavoro, diciamo, di una precisione, è un gioiello, diciamo il nome, cioè è un gioiello pensato in ogni particolare. Pensiamo anche le due finestre che si aprono e si dovevano aprire in un certo modo a filo eccetera, per poterle far funzionare ha messo in campo Jean Prouvet, cioè Jean Prouvet ha progettato le finestre con tutti i suoi meccanismi che dovevano essere. Quindi anche questa è una cosa piena di invenzioni, piena di eccezionalità, insomma, in qualche maniera, che poi sull'esterno stranamente ha questo aspetto di casa da cacciatore canadese, cioè ha preso questi mezzi tronchi di pino, ce l'ha appiccicati. Consideriamo che nel primo progetto aveva pensato che fossero d'alluminio, cioè aveva pensato di fare una scatola esterna di alluminio, e poi alla fine di metterci, sì, se no moriva di piano, sì, per rivestimento o no. È probabile, secondo me è stato per portare a un livello di modestia la cosa sull'esterno ancora più forte. La baracca di cantiere è una baracca di cantiere dipinta e via. Naturalmente il caldo era nel tetto, cioè il tetto era una lamiera, però la casa atelier di Le Corbusier era costituita da questi elementi chiusi, ma poi c'era l'esterno, cioè lui lavorava fuori e amava molto il fuori, a tal punto che in questo luogo della sua vita è diventato anche il luogo della sua morte, perché il 27 agosto del 1965 è annegato in questo specchio d'acqua facendo i bagni. Non è l'unico atelier o casa atelier che aveva progettato e costruito, perché questa è la prima casa atelier fatta per Amédée Ozenfant, il pittore suo socio iniziale con cui aveva fondato l'Esprit Nouveau e con cui aveva fondato il purismo, cioè la pittura, cioè questo, questa,
E questo è il l'atelier a Parigi, costruito del 22-25, costruito per Ozanfat e sul modello della Maison Citroën, cioè sul modello di quel tipo di casa sperimentale che nei primi anni 20, dal 19 al 20, aveva progettato come casa riproducibile. Cioè qui c'è l'idea della machinabile, cioè l'idea che la casa possa essere una casa industrializzata che possa venire fuori come un prodotto, diciamo, di consumo quasi. Ecco, queste sono le case, diciamo, che potremmo definire autobiografiche in qualche modo, cioè quando chi ha costruito la propria casa l'ha fatto con un atto assertivo, cioè ha fatto capire la propria posizione, la propria visione del mondo, perlomeno rispetto a questa. Ci sono altri che non hanno questa impostazione, altri artisti ovviamente, che pure si sono costruite delle case normalissime. Questa è la casa di Cézanne a Aix, che si è costruito lui insieme a dei muratori, e però poi alla fine il fascino arriva quando sali al primo livello di questa casetta lontano dalla città, con il giardinetto, sali le scale e ti trovi in questo spazio dove è rimasto gli oggetti, la scala per chiudere la finestra di Cézanne in questa condizione. L'altro è Giorgio Morandi, questa è Grizzana, e quanto di più lontano dalla affermazione, no, di una visione della propria casa. Cioè, la casa di Grizzana è una modestissima casa anni 50, con le finiture di una casa popolare, ma mette in terra infissi modesti, assolutamente di una nudità totale. Ma quando si entra qui dentro si sente un freddo, cioè si sente lo spirito, il grande spirito che è rimasto in questi oggetti, in queste castagne raccolte, nei vasetti che continuamente si muovevano, venivano mille volte ridipinti. Questo pure è lo stesso, vedete, uno spazio di una nudità. La casa di Via Fondazza a Bologna, che era la casa delle sorelle e la casa e lo studio di Morandi, aveva il fascino. Prima che fosse rovinata dalla stupidità della museografia e vogliono mettere tutto sotto museo, ora è stata ridotta a un luogo da turisti. Era precedentemente un luogo mistico, perché la casa e lo studio di questa cella monacale dove viveva e dipingeva con le pareti, con numeri di telefono scritti sul muro, magari del fruttivendolo, con le pareti anche sporche, la polvere, non c'è più niente. Quindi ora abbiamo un'immagine asettica e che non parla più di Morandi. Sono vari tipi di casa studio, nel senso c'è quella progettata dall'artista, voluta dall'artista come cosa sua, dove lui fa una sua opera d'arte e riesce a lavorare
come vuole lui, invece qui c'è l'artista che si adatta all'edificio dove abita e poi lo rende suo spazio. Certo. E poi c'è l'artista che chiama l'architetto e insieme crea comunque un ambiente per sé. Nel caso di Sergio invece ha fatto proprio un'opera d'arte dove lui si inserisce, lavora, vive, però è molto diverso. Cioè lui è come se vivesse e operasse dentro una sua opera. Sì. Che è leggermente diverso dall'aver costruito una cosa che ti serve per vivere e per lavorare. Un po' da lì ha fatto, nel senso di la casa che il padre cacciando una dama porta in piazza, sul mare proprio, piano piano, un po' di soldi che mette da parte, ha costruito poi una casa che è un po' un'opera, contiene anche una serie di passaggi surrealisti che divento anche modello di alcuni lavori. Cioè io per assurdo, ho fatto una mostra su cosa? Mentre facevamo il cantiere, mi si è capovolto un foglio, l'ho guardato, con le quattro particelle che formano il podere su cui è poggiata la casa. Guardandolo così, proprio con la coda dell'occhio, ho visto che era una faccia, un volto. Un profilo. Allora ho fatto una serie di quadri, di disegni su questa planimetria, ovvero, secondo caso, una serie di stradine che portano in una casa che io vedo che è un po' più in alto della mia, che diventa una testa per me, ma è molto chiaro che è la testa di tutto questo organismo di colline e di stradine. E questo disegno l'ho reiterato un numero infinito, almeno 500 volte. Ho fatto un'installazione l'anno scorso a Roma, a Garage Cattani, uno spazio in cui ho fatto appunto che detiene Cecilia Nesbitt. Ho fatto 500 di questi disegni in cui ho disegnato questo omino, diciamo questa forma che però è formata dal silos, il fegato e il silos del contadino che è sopra di me. Le gambe sono esattamente le due strade che divergono. Cioè io voglio dire che una volta che un artista costruisce un edificio, quell'edificio poi, intanto è stato prima protagonista di qualche disegno, qualche opera precedente, qualche ambiente precedente, anche l'esperienza su lavorare in un ambiente. E poi diventa anche modello di alcune opere successive, perché la frase più banale che dicono alcuni miei amici non proprio del sistema dell'arte, entrando lì, qui non ti mancherà l'ispirazione guardando fuori a queste grandi finestre. Sì, c'è la montagna in fondo, ma in realtà è proprio l'edificio stesso che è un po' un nodo artistico per me, come dicevo tu. Cioè è un, anche perché è così semplice. Anche io da qui. Senta, io volevo un po' sottolineare alcuni concetti, perché lui ha detto tanti concetti in successione molto interessanti, e alcuni, secondo me, quasi tutti sfuggono all'uomo del nostro tempo. Perché per certi aspetti lui è una persona di un altro tempo. Poi non dobbiamo dimenticare che lui viene dal Lazio, da Roma, che è lontana da questa realtà. Anche Michelangelo romano è diverso dal Michelangelo fiorentino. Sono delle diversità enormi, è un'altra dimensione. Comunque, quando noi parliamo di casa studio, no? Si è detto la necessità è una necessità del pensiero. Cioè lui non è che si è fatto una casa per diventare famoso, perché il suo pensiero esigeva che si facesse una casa a sua misura. Questo, in questo senso lui non è solo un artista, è anche un intellettuale, diciamo. Lui cataloghiamo un po' gli intellettuali, chi fa l'artista, chi fa lo scrittore, chi fa il musicista, ma sostanzialmente la figura è unica, tanto è vero che lui ha citato un personaggio che riassume un po' tutto. Michelangelo ha fatto di tutto, un po' come Leonardo, ma rispetto a Leonardo Michelangelo ha introdotto il grande misticismo. Cioè Michelangelo era un credente, quando ha dipinto la Cappella Sistina sia sopra che il Giudizio Universale, non l'ha fatto come
perché doveva assolvere una committenza. Michelangelo era uno impegnato, lui tra l'altro faceva parte di un club, di una nobile che si chiamava Colonna, in cui c'era anche un candidato papa che era Reginald Pole, un inglese, che poi fuggì inseguito dal papa eletto, che lo reclamava in quanto eretico. No? Michelangelo fu vicino alle stanze protestanti, sempre nell'ambito della cattolicità, voleva un pochino ricambiare la Chiesa, con tante analogie con il presente, insomma. Quindi Michelangelo, lui, un'altra parola che è ricorsa nella descrizione di Sergio, è stata questa dimensione metafisica, no? È una casa fatta in un luogo di tanti eremiti. Io ho vissuto a Fontevellana, tutto il crinale appenninico era pieno di eremiti. E noi non dobbiamo dimenticare che i due grandi mistici del cristianesimo, cioè San Francesco e San Benedetto, vengono dal crinale appenninico. Anche San Francesco, che lì è un carattere, non ha niente a che fare con Perugia. Sempre. Si dice San Francesco, sì, vicino a Perugia. Infatti il mio amico che era professore diceva anche l'Umbria divisa dal Tevere, a destra del Tevere Tusca, a sinistra del Tevere c'erano i popoli italici, insomma c'erano quelli del crinale appenninico, che erano tutto un altro popolo, non erano gli Etruschi che noi viviamo in terra etrusca, avevano tutta un'altra dimensione. Questa dimensione metafisica, eremitica, profondamente speculativa, è tipica di questo crinale appenninico, che di fatto ha costruito la civiltà occidentale, perché se assumiamo l'idea che il cristianesimo ha in qualche maniera dato un'impronta indelebile alla civiltà occidentale, ed è così anche attraverso il recupero del paganesimo che ha fatto il cristianesimo, noi non possiamo non dire che San Benedetto e San Francesco hanno modellato la civiltà occidentale, erano i due grandi creatori, istitutori del cristianesimo. Quindi quando lui dice è una casa religiosa, nel senso buono, non nel senso cattivo, cioè metafisica, cioè di una casa che induce a pensare, è una casa chiesa, se vogliamo anche delle chiese, quella semplicità, anche quella forzatura, anche nel senso della semplicità che hanno le chiese non, anche le finestre sono come quelle delle chiese, grandissime, limitate, anche nel numero, ecco. Quindi insomma è una dichiarazione della superiorità del pensiero. Questa è una cosa secondo me rivoluzionaria, è una casa che rappresenta una insubordinazione formale e sostanziale, perché riaffermando la superiorità del pensiero nega l'ideologia. Noi siamo in un'epoca cosiddetta post-ideologica, però di fatto ancora le ideologie esistono, sono viventi, si manifestano attraverso questa retorica celebrativa che ci impedisce spesso di raggiungere le nostre origini, no? La parola d'arte cos'è? Bella, è bella perché è ricca perché se la comprano i ricchi. A un certo momento noi entriamo in una spirale paranoide, non perché c'entra lei, non perché c'entra lei, perché è tutto il mondo così, capito? Noi quando entriamo in una spirale paranoidea, per cui noi non riusciamo più a vivere le nostre origini, la nostra essenza, la meditazione, chi siamo, dove veniamo, non riusciamo nemmeno a vivere l'umiltà della cultura, che è quello che lui riesce a fare, insomma, anche attraverso la produzione artistica così semplice, no? Quindi se vediamo, in questo senso è una casa veramente, è una casa che è rivoluzionaria, che riafferma, come ho scritto qui negli appunti prima, una superiorità del pensiero e quindi riafferma la superiorità dell'intellettuale sul politico, perché qui noi viviamo questa realtà in cui c'è il G20, allora sono tutti qui a fotografarsi questi politici, no? E l'intellettuale che rincorre il politico. Questa è la grande riformazione del nostro tempo. Cioè, Michelangelo ha fatto le rivoluzioni lì, organizzava le difese, ma era politico lui stesso. Cioè, gli intellettuali nel Cinquecento non erano al servizio dei politici. Talvolta lo erano perché i politici comandavano, avevano la spada. Però l'intellettuale nella cultura occidentale è stato sempre in grande, in una dialettica perlomeno paritaria rispetto al politico. La nostra è un'epoca in cui l'intellettuale è profondamente subordinato alla politica, e quando ha cercato di mettere la testa fuori ha dovuto inchinarsi a questa nuova
celebrazione, che sono i galleristi, che sono i mercanti, capito? Che anche nel nostro tempo sono poi legati ai politici, insomma. Quindi va bene. Allora, a questo punto ci spostiamo sull'inaugurazione della mostra, ringraziamo Carlo Neppi, Sergio Sarra per la presentazione e andiamo tutti alla mostra di Sergio Sarra. Thank you.